con l'aiuto della grafica la formazione del Bologna. Hanno deciso di schierarsi in campo con 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Piera, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un... dal 4-5-1. C'è il recupero del pallone. Borini. Tiro respinto. Santander. Attento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. Intercettano bene il pallone. Attenti a quei due, tra gli osservati speciali del match, questi due attaccanti che possono fare la differenza con la loro qualità. I compagni si affidano alle loro giocate per indirizzare la partita sui binari convenienti. Spazzano via il pallone. Ecco il tiro. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Martin. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Hanno spezzato bene la trama qui. Ottima la verticalizzazione. Palla sul primo palo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Sarà corner. Occhio al tiro della bandierina. Buono l'anticipo del difensore. Medel. Granel. Vargas. Santander. Buona l'idea qui. Trova bene la profondità. Poli. Crossa verso il centro. Che riflesso del portiere sulla deviazione aerea. Malquit. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Granel. Baye. Prova il numero, non va. Malquit. A metri per correre. Vediamo se crossa. Può metterla da lì. Colpo di testa che finisce fuori. Che occasione sprecata. Medel. Dansville. Medel. Vargas. Granel. Medel. Maragna metri. Filotta sulla fascia, ruba palla. Pallone interessante. C'è la verticalizzazione. Prova la botta,
Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata. Bravo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Dansville. Medel. Poli. Santander. Medel. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Bologna che avrà a disposizione la rimessa con le mani. Poli. Chiude bene il triangolo. Lo ferma ma non controlla. A metri per crossare. Il tocco dentro. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Qui ci sono ovviamente le colpe della difesa. È vero, il marcatore lo ha perso e lui ha potuto colpire in assoluta libertà. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Al-Sharani. Ha spazio davanti a sé. Cross in mezzo. Borini. Tocco verticale interessante. Può far partire il cross. Interrompono bene l'azione. Dansville. Granel. Santander. Medel. Cercano il buco nella difesa avversaria. Martin. Si immola il difensore. Si ripartirà con il corner. Palla messa in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Baie. Potrebbe andare al cross. Arriva la segnalazione di fuori gioco. Tutto fermo. Perrin. De Maio. E si chiude con... Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Gaston Ramirez. Palla che finisce in angolo. Cross verso il centro dell'area. Buono l'anticipo del difensore. Occhio al pallone in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Prova la botta. Gol solo sfiorato qui. Da apprezzare il gesto tecnico. Conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Ha segnato il momentaneo gol del pareggio, può affrontare la seconda metà di gara sulle ali dell'entusiasmo per provare a trascinare la sua squadra al successo. Risolve problemi, grande intervento. Gaston Ramirez. C'è il pressing sul portatore di palla. Calcio A, protagonista della prossima partita in programma. Il Bologna, atteso in trasferta, affronterà l'Atalanta. E sarà un piacere commentare il match in diretta. Speriamo di non rimanere delusi dallo spettacolo offerto in campo dalle due squadre. Occhio al tiro, una botta pazzesca. Una conclusione davvero imparabile. Ho la sensazione che lo rivedremo spesso durante la stagione. Un gol perfetto per le clip. È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti balistiche di questo giocatore. Un gol straordinario, ha calciato in porta alla distanza siderale, ha trovato di sorpresa il portiere. Ha calciato con forza, ha trovato precisione e l'angolo, un gol bellissimo. Il punteggio adesso è di 2-1. Dansville. Un altro ottimo tocco. Perfetto oggi nei passaggi. Direttore di gara non interviene qui. Lascia correre. Poli. Santander.
stato ferma. Arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Forze fresche nel tentativo di difendere la situazione di vantaggio. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. Occhio a questo lancio. Ha spazio per andare. La mette in mezzo. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. Al-Sharadi. Perrin. Stefano, qual è il tuo pronostico per la sfida prossima, quella che attende l'Udinese? Scenderà in campo contro il Verona nel prossimo incontro di calcio A. Mi aspetto una partita equilibrata, almeno sulla carta. Ha il pallone del pareggio. Intervento comodo della difesa. Attento qui il difensore che allontana. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Gaston Ramirez. Buon possesso palla, caccia di spazi. Occhio al cross sul primo palo. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Tifosi che chiedono un ultimo sforzo nel finale per raggiungere il pari. Medel. Vargas. Martin. Palla messa dentro. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Pallone intercettato senza problemi. Poli prova a calciare. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Medel. Martin. Buono l'1-2. Tocco verticale interessante. Ha buttato via una grande occasione per il pari. Poco cinico qui l'attaccante, sì. Gli è mancato il killer instinct per metterla dentro. Azione interrotta. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Poli. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine. Aveva già rimediato un giallo, vediamo la decisione dell'arbitro. Intervento duro, cartellino giallo che costa l'espulsione. Non c'è spazio per la comprensione in questi casi, se sbagli sei fuori. In diretta mi era sembrato già un fallonetto, il replay mi sembra che confermi la prima impressione. Intervento goffo questo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Manca poco, momento chiave, occhio al corner. Occhio al pallone in mezzo. Choupo-Moting, possibilità di contropiede. Matteo, quanto c'è ancora da vivere di questo match? Andiamo a bordo campo. Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. D'accordo Matteo, grazie, richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Granel. Medel. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Manca poco, può essere l'ultima chance per il pari. Ancora 3 minuti da giocare. Che classe questo giocatore! Grande classe, direi. Medel. Tempo scaduto, arriva il triplice fischio del direttore di gara.